ci ha dato lo spazio a disposizione per questa presentazione, ringrazio voi di essere intervenuti. Devo dire che dopo la lettura che abbiamo fatto di questo libro ci domandavamo come mai allo Strega non l'hanno ancora preso, ma mi sembra ovvio, visto che c'era un vampiro e una strega, non potevano andare molto d'accordo. E mi perdonerete, come si dice a Napoli, non è vero, ma ci credo, io un po' di aglio mi sono portato, non si può mai sapere, me lo metto qua vicino, non si può mai sapere. Non è vero, ma ci credo. Vabbè, noi in questo piccolo incontro vi leggeremo qualcosa, abbiamo degli amici professionisti, degli attori che ci daranno una mano in questa lettura. Vi chiedo di spegnere i telefonini o quantomeno di renderli non udibili. E cominciamo prima ai nostri, ovviamente. No, è una casa editrice per lui. di richiamare più tardi quando avremmo venduto queste 5-6.000 copie questa sera. Allora cominciamo questa apertura introducendo a queste letture. Questa che andiamo a raccontare è una storia tragicomica di amore e di amicizia, un vampiro milanese fighetto e soprattutto un po' stronzetto si sveglia, suo malgrado, nella nostra Napoli. Per lui è uno shock, tutto sommato, per i napoletani pure. Cribbio, vada per essere un vampiro, vada per essere succhiasangue, vada per essere uno morto a vita eterna, vada anche per questo colorito pallido tendente al cadaverico, che nemmeno 100 lampade al solare un Milano d'Oclama riescono a vivacizzare un po', situation che per un cultore della bronzatura 365 giorni all'anno, come il sottoscritto, è l'equivalente di una condanna. Nessun angelo nero all'orizzonte, ma un ululato straziante irrompe nel silenzio. Avessi ancora i peli mi si drizzerebbero tutti come quando mi veniva la pelle d'oca. Davanti a me l'autore dell'ululato infernale, l'umano napoletano di merda, curvo, decisamente calvo, e se non fosse per quei pochi capelli che partono dalla base della nuca e si portano lunghi fino alle spalle, brutto come la multipla, sguardo assassino e folle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ho fatto conto veloce, l'umano ha 10 denti in bocca, 6 nella gengiva superiore, 4 sparsi nella gengiva inferiore, e che l'umano ha iniziato a ridere appena ho messo fuori dalla porta il mio bellissimo faccino, ed ora davanti agli occhi l'orribile visuale della sua bocca spalancata. Alzate pazienza, ci vedo. È che quando il signore stamattina mi ha detto che in serata sarebbe arrivato un giovinotto da Milano, tutto distinto e elegante, sarisse lui, non ho resistito, ma ci fatto uno scherzo. Cosa? Cioè? Agiate pazienza, che sono un ciocherellone! Agiate pazienza un po' di palle, oh. Questo fottuto idiota mi stava facendo venire un colpo e adesso scopro che mi stava facendo uno scherzo. Scusate, Madrid, ma faccio veramente spaventare. Lo schizzo è riuscito benissimo! Mi siete pure cagate sotto! Sarò il vostro unico e solo uomo. Sarò la vostra gioia e la vostra morte. Sarò delizia e castigo. Sarò il vostro amante, il vostro carnefice. Sarò l'inizio e la fine. Sarò il vostro diavolo personale. Mi fermo presso l'unica femmina solitaria. Le altre si muovono in gruppetti. Lei invece cammina lungo il marciapiede, sola e indipendente. Coraggiosa e selvaggia. È lei, la più nera tra le pecore nere. La guardo con arroganza. Non scapperai, né chiederai di più, né vorrai fino a morire. Mi svelo giocando con il mantello. Chi stanno a dare un po' ricchione? Cosa? Chi ha detto non mi pareva africano? Pelle d'Ebano, stasera resti con me. Sì, è ricchione, ricchione. Mi sembra di aver capito ricchione, ma devo essermi sbagliato. In africano quel ricchia non so che cosa, deve significare qualcosa tipo che tipo interessante, oppure sei bellissimo, insomma qualcosa del genere. So 100 euro. 100 euro l'ho capito. E tieni. Mi sa che qua è meglio chiarire subito una cosa. Scusi, ma lei di dov'è? Allora, parliamoci chiaro. Io non so contare niente a nessuno. Se sì. Ricchioni non ti giudico. Ma se non tieni 100 euro, va sciusciana da parte e non mi fa vedere a dire, capito? Direi che la signora non è africana. E guardando bene, tutto quel nero in faccia è solo trucco. Ma che fa? Si traveste da nigeriana? Marketing, caro. Vado, ti porto in mercato. Chi si obiettere è nero, e gli diventa nero. Mi dovevi vedere quando era il periodo delle svedesi. Vabbè, per una napoletana è più facile travestirsi da nera che da svedese.
per un goppetà che Caparrucca Biondo faceva la mia porta figura la spugna. Inevitabilmente mi scappa un sorriso. Ah, non sei pure sorridere oltre che guardando su orto. Non la guardavo in malo modo, la guardavo e basta. E tu guardi sempre come se ti fosse morto il creatura nella culla. Cioè, sto iniziando una conversazione sulla mia personalità con una puttana napoletana che si finge nigeriana e che per giunta dovrebbe essere la mia vittima. Andiamo bene. È la verità? La verità è che sono arrivato in questa città solo qualche ora fa e sono un po' confuso. Capisco. Pure su di me sta città fa uno strano effetto. Un giorno tutto mi è chiaro, limpido come il cielo al mattino. E poi mi sono il pensiero e divento cupa come la notte. Le va a riprendere un caffè? Chiedo, ma da dove cazzo mi sono uscite queste parole? Perché? Perché le ho dette? Allora non si chiava? È che ormai mi è passata la frenesia sessuale. Visto. Mo se rimanevo muto e mi pensavi nigeriana, che sono i miei 100 euro, li tenevo già nella borsa. Ah, buia, camma fa, andiamoci a pia sto caffè che ne hai già i buri. Buonasera, benvenuti a montediprocida.com. Siamo alla Feltrinelli Express di Piazza Garibaldi per l'occasione della presentazione del libro Un vampiro a Napoli, una storia d'amore di Ciro Scotto Di Minico. Non devo urlare, faccio piano, non mi sentono. Ciro, com'è andata questa presentazione? Gli attori sono stati bravissimi, io pessimo. Bene. È stato divertente e sarà solo l'inizio di una serie di presentazioni. Io volevo farti i complimenti, ho letto il libro un po' di tempo fa, è stato divertentissimo, molto piacevole, mi è piaciuta molto l'idea di trasportare questo vampiro milanese a Napoli, molto bella. Il prossimo libro, che fai? Dove è ambientato? No, sempre a Napoli, ma sarà un fantasma il protagonista, sì. Ah, un fantasma, sempre questi personaggi così... A proposito, è una presentazione a Monte di Procida, è prevista? Saremo a Fuori Rete il 2 giugno, sì, saremo a Fuori Rete il 2 giugno. Bene, allora ci rivediamo per la presentazione ai nostri compaesani. L'ultima domanda, poi non te ne faccio più. Con Gianluca Guidone alle chitarre, alla voce, alla tamorra, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto. Quanto ha influito la tua famiglia, cioè quanto ti ha aiutato, quanto ha contribuito la tua famiglia, me l'hanno chiesta questa domanda, nella realizzazione di questo libro? Niente. Zero? Ok, perfetto, lo volevo sapere, grazie. Assolutamente zero, mio fratello in primis. Prego, prego. Saluto a montediprocida.com.